Buongiorno, good morning a tutti. Finalmente è uscito anche il sole, un timido sole, però è uscito anche lui. Siamo contenti anche perché abbiamo appena sentito la compagnia per fare la canal cruise, quindi il giro dei canali col traghetto, e c'è disponibilità di biglietti e con la carta in Amsterdam è anche gratuita, quindi ci siamo risparmiati 16 euro. Quindi non vi resta che comunque seguire la giornata di oggi, che andremo a fare altre attrazioni. Adesso andiamo con la prima attrazione e andiamo all'interno del Rick Museum. Il museo è stato molto interessante, la prima parte parla della rappresentazione di Cristo e della Vergine Maria, poi passare ovviamente ci sono molti pittori olandesi e tedeschi, c'è anche l'autoritratto di Van Gogh, famosissimo, per passare al super affresco della battaglia di Waterloo. Ultimo piano c'è anche Rembrandt e all'interno c'è una bellissima biblioteca che vedete qui nelle immagini. Volevo innanzitutto dirvi che sempre con il discorso della carta, anche il Rick Museum che abbiamo fatto stamattina, per noi quindi l'ingresso era gratuito. Invece adesso andremo all'interno dei Heineken Experience, qui invece abbiamo avuto uno sconto, abbiamo risparmiato 4-5 euro più o meno a persona, e quindi qua in questo caso c'era lo sconto, però comunque capite bene che c'è sempre un po' di risparmio. Adesso comunque quindi andiamo a vedere questa attrazione e speriamo anche di bere qualcosina. In teoria ci sono gli assaggi delle birre. Buonasera, direttamente dalla stanza dell'hotel, o meglio appartamento, perché come vi accennavo, lì infatti vedete l'angolo cottura, qui c'è il tavolo. Vi dico che comunque sto risparmiando anche perché sto via 8 notti, quindi capite bene che dovevo risparmiare su qualcosa, ovviamente il cibo è una delle prime cose, perché se no pensate soltanto alla colazione, pranzo e cena per tutti questi giorni. Quindi comunque spero di non annoiarvi, spero che trovate utili le informazioni che vi sto dando, soprattutto se in questo caso se volete viaggiare qui ad Amsterdam. Spero di darvi quelle informazioni, quindi anche sul costo e come magari risparmiare. Quindi io spero che continuate a vedere i miei episodi e io intanto vi saluto e vi do la buonanotte. Ciao! Un'altra giornata sta per cominciare e quindi vuol dire che c'è un'altra attrazione da fare. Anche oggi con la carta l'entrata è gratuita e andremo a vedere Nemo. Ovviamente avete capito bene che Nemo, il pesciolino rosso, non c'entrava assolutamente niente. È un museo, si chiama Museo Nemo, è un museo delle scienze, soprattutto sono tutte attrazioni per i più piccoli, quindi se avete bambini andateci perché perderete tutto il giorno.
e ci sono tanti giochi relativi e molto interessante, ovviamente è da qui, però comunque è una giornata che può starci e andate comunque quindi a fare un giro che vi porto lo stesso. Ovviamente ripeto quindi che noi abbiamo fatto anche comunque l'ingresso è gratuito, se non siete caldo e che non è mai una cosa negativa. E ora inizia la Canal Cruise, giro per i canali. Anche l'esperienza del Canal Cruise è stata fatta, piaciuta, è durata all'incirca un'ora e è stata bella anche la spiegazione, avevamo le cuffiette, c'era, potevamo scegliere ovviamente le lingue. Come vi accennavo, con il discorso sempre della carta, anche qui era l'ingresso gratuito e noi abbiamo scelto la compagnia Lovers. Ci sono diverse compagnie e la carta come disponibilità ti dà questa compagnia, ce ne sono anche altre. Buongiorno ancora da Amsterdam e soprattutto finalmente ci ha accolti anche un po' di sole. E ieri avete visto che abbiamo festeggiato il Capodanno e siamo stati nella zona dei musei dove hanno suonato, quindi c'era musica e soprattutto tanti fuochi d'artificio. E veramente ieri già dal pomeriggio non si sono più fermati a sparare, c'erano veramente fuochi d'artificio in ogni angolo della città. Molto bello, molto suggestivo e io intanto vi auguro quindi un buon inizio dell'anno e continuate a seguirmi e spero che il viaggio vi piaccia. Lì vediamo la casa di Rembrandt del 1606. Siamo entrati nella casa di Rembrandt, ho bussato prima di entrare, non mi permetterei mai se no. E era a più piani, se non sbaglio 4 piani più c'era anche la soffitta. E c'era il primo piano dove c'era anche il letto della governante. Abbiamo capito che dormiva semi seduti, quindi infatti i letti erano veramente piccoli. E poi ovviamente c'era la cucina, c'era dove dipingeva lui. C'era dove insegnava, a parte molto interessante, spero che vi abbia fatto piacere anche questa cosa. E quindi è anche un viaggio di cultura. Vi devo salutare Piazza Adamo, alla prossima volta. Avevo iniziato il viaggio da questa piazza, purtroppo adesso sono arrivato ai saluti finali, però come ho appena detto sarà soltanto una rivederci. Ciao Piazza Adamo. Io vi volevo salutare e vi volevo invitarvi nel prossimo episodio, perché come vi accennavo oggi purtroppo finisce l'avventura qui ad Amsterdam, cioè precisamente resteremo qui un'altra 2 notti, un giorno e mezzo, però domani cambieremo luogo, resteremo sempre in Olanda, ma vedrete cosa andremo a scoprire insieme a voi.
Poi, purtroppo, dobbiamo partire col treno e raggiungeremo un altro stato, però questo dovete vederlo nel seguito del prossimo episodio. Ovviamente, come sempre, vi invito di mettere like se vi è piaciuto il video e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi nel mio canale. E io vi aspetto nel prossimo episodio. Ciao!